lume è un punto di ritrovo. Esci dalla statale dopo le lezioni del pomeriggio e se vuoi staccare la spina per un po', invece di andare nei soliti bar, vieni qui. Ci trovi un po' di tutto, musica, birre artigianali a poco prezzo e tanta gente simpatica che viene da ogni parte di Milano. Facci delle belle arti, al catasto di tutta delle belle arti. Quello che andrebbe tutta ristruttata, quindi adesso iniziamo a fare delle cose un po' più di vitale importanza. Facciamo che per ora ci vogliamo così. Siamo un po' in una situazione statica. Avevo un mese completamente libero, quindi ho detto vabbè, piuttosto che non fare un cazzo a casa, vengo qua e farò una cosa. E poi è rilassante, a me proprio mi rilassa, non so, quando esco sono sempre felice. Ti dice forse questa poteva essere la locanda di dove si è fermato Renzo dal Monte del Pane, come se si fosse. Questa è l'aula del blog di Altrimenti, a cui abbiamo concesso lo spazio qui a lume. In cambio loro hanno trovato l'accesso, la sono ristrutturata da loro e vengono qui a fare delle riunioni o comunque dove svago e in teoria stanno ristrutturando tutto il piano. Questo è per noi effetto sbronzo. The killing moon will come too soon. Fate up against your will. Negli ultimi tempi vengono così tante persone che fai fatica persino a muoverti. Di sicuro un posto a sedere sui divanetti non lo trovi, che appena se ne libera uno ci si fiondano in mille. Ogni venerdì con la Lumeteca organizziamo una proiezione di sguardi periferici, un viaggio nelle periferie di tutto il mondo attraverso film come L'Odio, City of God, Fame Chimica. Tutti i film che a guardarli ti sembra quasi vogliano raccontare una delle tante facce di Milano. È un modo diverso di far andare al cinema perché non costa niente e cerchiamo sempre qualcosa di nuovo. Film indipendenti, documentari autoprodotti e tante altre cose che altrimenti passerebbero quasi inosservate in questa città. Fate up against your